ma Barzotta fa due passi al centro mentre il sole scotta. Roma spogliata dei suoi grandi amori, dei suoi vecchi. Roma è come una bella donna però con la faccia sporca. Quanto è sporca questa faccia? È una faccia a volte molto sporca, a volte però è anche una faccia molto dignitosa. Roma è una città che ha una storia incredibile, ha delle bellezze travolgenti, però poi è anche una città un po' cialtrona, una città che ti fa arrabbiare come un'innamorata, e questo è sicuramente un libro per chi vuole conoscere Roma, perché è un diario, ma soprattutto per chi la ama nonostante tutto. Ma soprattutto Roma, quanto è Barzotta? Roma è veramente molto Barzotta, è Barzotta la sua ironia, è Barzotta il suo modo di affrontare ogni cosa che comunque poi viene superata. Roma le ha viste tutte e continuerà a vederle tutte, anche le cose che sembrano più problematiche alla fine vengono affrontate e superate egregiamente. Quanto è Barzotta Roma? Ah, quanto è Barzotta, beh, è un po' la sua anima Barzotta. Quando Davide mi ha parlato di questo libro, andare ancora in bozza, la sua idea, ma sei sicuro che puoi chiamarlo Roma Barzotta? Lui ha detto sì, perché in realtà è questo barzottismo la racchiude molto bene Roma. Io spero che piano piano sia sempre meno barzotta e sempre più, possiamo dire, vivace, tonica, ecco, mettiamolo così, sempre più tonica. E, però forse siamo così, quindi alla fine non cambieremo mai. Gli amori dei suoi vecchi fori. Roma fatata, leggi questo libro in una giornata.